Giovedì 26 agosto a Broil Cervinia è stato inaugurato il museo Una montagna di lavoro, un'importante testimonianza del lavoro svolto nel passato dai tecnici e dagli operai nella realizzazione degli impianti ad alta quota della zona. Dedicato alla memoria di chi ha perso la vita in montagna compiendo il proprio dovere sul lavoro e alla memoria delle cose, è il più alto d'Europa, con la sua collocazione a ben 3.500 metri d'altezza. Una visita al museo permette quindi non solo di conoscere la storia della costruzione degli impianti del Broil, ma anche di godere di una grandiosa visuale che spazia dal Monte Bianco al Gran Paradiso, al Monviso e ovviamente al Cervino. L'esposizione prevede una carrellata di fotografie e strumenti di lavoro usati fin dagli anni 30 del Novecento per la costruzione delle prime funivie del comprensorio di Cervinia. Infatti la Cervinia S.p.A., società che gestisce gli impianti, fu fondata nel 1934 in concomitanza con l'apertura della strada carrozzabile che portava alle pendici del Cervino. Nel 1936 entrò poi in funzione la prima funivia che collegava il Broil a Plamaison, mentre tre anni dopo fu inaugurata la nuova funivia del Cervino, all'epoca la più alta del mondo, che univa Plamaison attraverso Cime Bianche ai 3.480 metri del Plateau Rosà. In poco meno di 7 minuti compiva il primo tratto fino alla stazione intermedia di Cime Bianche e in altri 7 raggiungeva quella terminale di Plateau Rosà. Un autentico capolavoro di ingegneria, di organizzazione e di fatica per un'epoca in cui le tecnologie non erano così sviluppate come oggi. In realtà il museo era già stato aperto 11 anni fa, nel 1999, alla presenza di un ospite d'eccezione che oggi non c'è più, Mike Buongiorno. Per il 75esimo compleanno delle funivie, il museo è stato completamente rinnovato e ingrandito ed è stato ricollocato nella storica stazione di Plateau Rosà del 1938 per rendere ancora più vivo il ricordo di quelle straordinarie imprese. Il museo è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 16, compatibilmente con l'apertura degli impianti, e l'ingresso è gratuito. Alla riapertura degli impianti di Broil Cervinia, il prossimo 30 ottobre, sarà dunque una interessante tappa per tutti coloro che sceglieranno la conca del Broil per l'inizio di un nuovo inverno.